284, che è il mio sponsor che ogni venerdì con me nella trasmissione, anche che abbiamo fatto ieri con Emiliana Cantone e Gianni Fiorellino, è andata benissimo. Mentre venerdì prossimo mio ospite ci sarà Gianluca Capozzi e poi c'è la sorpresa abbinata con Gianluca Capozzi, mentre anche martedì Gianluca Capozzi sarà in diretta con me alle 22:30 sulla mia pagina Instagram. Detto questo, allora, io devo dire una cosa prima che cominci a fare stagio questa. Io ho già fatto un TikTok. Avete visto l'allergia? Che brutto effetto mi fa? Ma io già morì quando sono brutti, non mangio dei sugotti. Chi lo TikTok non si può guardare. È una cosa proprio. Allora, poi un altro appuntamento che vi do subito dopo la diretta, che noi termineremo verso le ore 22. Alle ore 23 io sarò in diretta solo ad Instagram con Marco Zappulla, il figlio del grande Carmelo Zappulla, che faremo una diretta insieme e parleremo un pochettino. Poi domani sera invece sarò in diretta alle ore 23 sempre su Instagram con il mio amico Gianni Guzzi del gruppo dei Ciuscia Mucca. E quindi passiamo un sabato e la domenica insieme. Però già domenica pomeriggio ci vediamo alle 14 domani per fare la seconda parte della Buonasera, Genovese. Ecco la buonasera. mia, sai, Tubi tubi ancora facendo il pa pa, ticchettò. tubi tubi pa Ciuppappa, pa, vado a trovare il tubi tubi ciuppappà. pa pa, Dove hai messo il pa pa, telefono? sta caricando. Ah, ancora. E poi, dicevo, alle 14 facciamo la seconda parte della Genovese e poi ci vediamo nel pomeriggio perché forse domani faremo, non lo so, qualche dolce. O tiriamo su e qua se non ci vanno a mangiare tutto qua. Miss, dimmi a quante persone siamo perché io non posso vedere perché sto con la regia. Allora, intanto io faccio una cosa buona. Inizio a lavare le mani, pure perché mi ha già ricevuto una cosa, ma mi ha già fatto le lave in mano. Una cosa assurda proprio. Dovete sapere che stamattina, quando ho acceso il telefono, ecco qua, siamo arrivati alle 100 persone apposta, che quando arriva a 100 inizia sempre. Allora, dicevo, stamattina, quando ho acceso il telefono, vado poi a guardare il resto dei commenti e vi metto i mi piace, sapete come faccio sempre. Ho trovato un commento proprio, signori miei, straordinario. Secondo me, ora visto che ho creato dirette Facebook, non ne riesci, oppure quando ha visto a me, era bevuto un poco. Non mi ricordo il nome, quello che per certo era una donna, e ha scritto vicino a me, però quando finisci di cucinare ti puoi anche lavare le mani. Io non ho risposto, perché ho tanta educazione per le donne. Ma io non la vedo. Dove non la vedi? Facebook. Devi andare sulla mia pagina. Sulla tua pagina. Mi dice che a Facebook non ti vede, è impossibile. Portami il telefono perché la miss sta imparando adesso i TikTok, sta imparando adesso a vedere dirette. Vediamo un pochettino. Vieni qua, fammi vedere. Un minuto solo. Aspettate. Ecco qua. Ecco qua. La miss non la vede la diretta. Regia, la miss non la vede dal suo telefono. Aspetta, facciamo un'altra cosa. Vediamo se esce adesso, un minuto solo. Tanto possiamo perdere tempo, dobbiamo stare parecchio tempo insieme. Eccolo qua. No, dal telefono della miss non si vede la diretta. Mi confermate che mi vedete voi? Perché dal telefono della miss io non la vedo. Ci sono, quindi è un problema. Poi dopo è facile che il suono deve ancora caricare. Allora, dicevo. Questa signora che mi risponde, ti devi prima lavare le mani, quando hai finito di cucinare lavati le mani. Signora bella, ma non mi venite a dire a me questa cosa. Ma forse qualcuno lo sapete che adesso si è imparato a lavare in mano con mezzo coronavirus. Ma sul serio però. Mi sono stata sempre un malato per la fobia, per i microbi, figurate, per tutte queste cose, figurate se non mi lavassi mai. Secondo me stava vedendo un'altra diretta, oppure il messaggio l'ha scritto ieri sera dopo mangiato il VIP e volevo sbagliare ancora a me. Questa è la cosa. Detto questo, io già ve l'ho detto tante volte, io che faccio il lavoro dello spettacolo, io a volte mi trovo nei bagni quando vado a presentare qualche festa, entra qualcuno. Fa una tirata, va in due bagni, fornisce, fai fatto su SNA, figuratevi che stiamo parlando. Ma mamma parla romangia, la cosa più necessaria. Abbassa l'audio, miss. Allora, questa io già l'ho accesa naturalmente per iniziare. Prepariamo le cipolle, sicuramente avete fatto come vi ho detto io, da stamattina l'avete messa nell'acqua. Ok, adesso dovete cambiare l'acqua. Cambiate l'acqua delle cipolle. Mettete l'acqua pulita, fate questo un paio di volte e poi lasciatela con l'acqua ancora così, l'acqua fresca per mattino. In un altro piatto
tagliate carota, sedano e basilico in un altro piatto. Poi la cipolla si può fare in tante maniere, da pure chi la fa bianca, cioè non mette i pomodori. A me tutta bianca non piace. Basta pure 5-6 pomodori, giusto per fare il colore rosé. E quindi io ho preparato anche i pomodori. La carne ce l'ho pronta, iniziamo con l'olio. E mettiamo l'olio, eccolo qua. Io per farvi capire quanto olio ci vuole, naturalmente stiamo cucinando per due persone, ok? Quindi vi faccio capire, io ho messo un bicchierino piccolino, più una metà. Ecco qua, sto per due persone, per regolare. Naturalmente stiamo facendo con mezzo chilo di carne, ecco, tre quarti e cipolle. Adesso aspettiamo che si riscalda l'olio. Una volta che si è riscaldato l'olio, questo già lo posso mettere a posto. Aspettate, vengo subito. Ecco qua. Dicevo, una volta che si è riscaldato l'olio, io già sto a buon punto, perché comunque io già avevo acceso, come vi dicevo, sotto la pentola. La stessa cosa, la genovese è come un ragù, non va fatta a fuoco forte. Tante persone per fare prima, sapete che fate? Perché avete questa cosa di dire che la carne non si cuoce. Ci mandate la carne, ci mandate quello che c'è da mangiare, poi pigliate l'acqua e mandate l'acqua in. E ci mangiamo il brodo, ci mangiamo la genovese. L'acqua non lo dobbiamo proprio mettere. Chiaro, perché la carne si cuoce lo stesso con il coperchio sopra basso, l'acqua va messo proprio in caso estremo quando si è ritirata troppo. Allora in quel caso si piglia un bicchierello d'acqua e si vuota, ma non ha partito già con l'acqua. Usiamo tanto quando ci mettiamo pro, guarda che no, rinda e ci facciamo pro. Anche perché qualcuno mi diceva, ma tu non lo metti il dado dentro? No, e mettiamo tanto, rinda, o se no accatto fritto misto e faccio cambrese, sapete quelle scatole che vendono? No. Invece adesso è roba fresca, devo frattare io. Ok, ma ho fatto un macello, guarda, non va niente, tanto la cucina è pulita, figurati. Allora, mettiamo la carne. Ecco qua. Che si fa? La prima cosa è si fa rosolare tutto. Menti, ma anche tutto sta rosolando, meno male che ci ho sempre pulito. Avete visto, signora, se non pulito, che era successo? Ecco qua. Mettiamo tutto. Nel frattempo tagliate un piatto come ho fatto io, carote, ecco qua. Carote, sedano e basilico e ve lo conservate qui come ho fatto io, perché adesso la prima fase si deve rosolare bene la carne. Poi preparate mezzo bicchiere di vino bianco, mezzo bicchiere di vino, l'assalo. Preparate il vino mentre sta rosolando la carne, io li pulisco un pochettino. Questo piccolo incidente di percorso l'abbiamo risolto. Possono tutti queste qua, figurate. Vi ricordo, la carne, ragazzi, un po' di nero, io ad esempio lo faccio con il gambetto, ma la genovese si può fare anche con un altro tipo di carne, mentre ciò che chiede. Non alzate troppo il coperchio, altrimenti l'olio è troppo caldo e vi può creare problemi. Oh, guardate come frisce questo. Perché lo stiamo facendo stasera? E siccome domani è domenica, forse un minuto pochettino, perché se ha già fatto tutto cosa rimane, come già ci l'ho stamattina, e no. Ecco qua, facciamo friggere bene, già lo tu che mangi domani, sto parlando con la mia regia. Fammi sapere tu cosa mangi di buono, perché mi ricordo che domenica hai fatto il gnocco, se non mi sbaglio. Ma invece tu mangi... Ah, lo fa ancora, dice che tutto non si è speso. Ah, domani il mio regista mangia carne, capito? Ma pure ti governi bene, Gianluca, devo dire. Allora, preparate il vino. Adesso è il momento di fare un bello spruzzo di vinagre, però non adesso. Fate rosolare bene bene la carne. Tenetelo chiuso e coperto. Di solito avete l'abitudine di mettere, come si chiama qua? Il cucchiaio di legno di mettere alzate il coperto così. No, non va bene, deve essere chiuso, perché è il vapore che fa cuocere la carne, che fa cuocere gli ingredienti che mettiamo in, e questo è il trucco per non aggiungere l'acqua. Chiaro? Vediamo un pochettino, girate sempre la carne. Sapete che quando si mette a fa, attacca sempre un pochettino, ma non vi preoccupate. Fate rosolare sempre bene così, nel frattempo che si dice tutta guaglio. Un tiramisù, giallo, ho fatto un tiramisù ieri, ma volete vedere quando ne è rimasto?
Cioè, ho fatto un contenitore così grande. Aspetta, te lo faccio vedere. Pensa a tutto quello che è rimasto l'ultima misura. Vabbè, la vista mora, per me stasera mora poco, non ti preoccupare. Tutto a posto. Nel frattempo che si sta rosolando la carne, parliamo proprio del tiramisù, perché qualcuno ieri mi diceva: Mario, ma la panna, allora, il tiramisù pure si fa più di una maniera. Innanzitutto si mettono 10 mg di amaretto o di rum o qualsiasi tipo di liquori, però liquore, però si deve mettere nel caffè, sulla mamma mettere dopo naturalmente la preparazione che stiamo facendo. Poi, se vi piace la panna dell'albume, bello alto alto, allora non ci mettete lo zucchero dentro, siccome a me non mi piace troppo alto, perché l'albume in se stesso a me non piace, che dovete sapere che quando mi faccio l'uovo a occhio e ovo, cioè l'uovo in padella, io mi mangio solo i tuorli, ci levo tutto l'albume. Allora io che faccio? Ci aggiungo un po' di zucchero, così quando vado a montare tutto non mi diventa panna, l'albume si mantiene più cremoso, a me piace più così. Ma io adesso diciamo controllato. Nel frattempo che vi dico questo, è il momento del vino bianco. Ecco qua, lo spruzzetto e vino bianco. E amalgamiamo il tutto, aspettiamo sempre per bene. Nel frattempo vi levo pure la roba mia, se regalo che faccio. È troppo bella. Ecco qua. Poi mi preparo i pomodorini. Ragazzi, mi è stato proprio un uviavai e risotto. E cornetto che non vi dico, tanti di voi che me l'avete mandato, miss, vieni qua che dobbiamo. Ah, ecco, no, sta fumando la miss, allora non può venire. Nel frattempo io mi fa un marò e mi faccio un altro servizio. Allora vi ricordo, si può fare bianca come si può fare pure rossa. Io la faccio rossa leggermente e la faccio giusto con 6 pomodorini, proprio per farla diventare rosé. Poi la cipolla, io uso quella bianca, che la vera genovese si fa con la cipolla rossa. Però ragazzi, quello già bianca in sale giusto. Invece, la rossa è troppo pesante. Tutti quelli che faranno la genovese stasera con me, sapete che il lunedì la televisione ha detto che finalmente si può uscire con l'autocertificazione, con la distanza, con la mascherina e quant'altro. Però tutto chi lì là che ci mangia la genovese, ci cammina un asci proprio. Capito com'è? Andare a sta casa una settimana, come sta la situazione? Si ci mangia la cipolla rossa. Ecco qua, giusto 6 pomodorini che mi ho fatto io per dare giusto il colore, il rosé del colore. La carne, come adoro sta carne, metteteci un po' di carne, un po' di nervo, mettete tutto quello che volete. Io faccio sempre un quantitativo poco, perché sapete, siamo 2 persone, quindi. Ecco qui. Mettete sempre il coperchio, non alzate troppo la fiamma. Gianluca, mi dici quante persone sono in diretta con noi su Facebook? Perché tu me lo vuoi dire tu, io non lo posso vedere perché sono tramite regia. Ah, vediamo anche la messa. Nel frattempo che si sta rosolando la carne, dopo che la carne si è rosolata, fatela circa più o meno deve stare, adesso vi dico, ma l'abbiamo messa a fare alle 9:05, diciamo una ventina di minuti, un 20-25 minuti la carne deve rosolare. Ok? Perché alle ore 22 questa diretta finirà. Grazie a tutte le 230 persone che sono in diretta con me su Facebook. Alle 22 questa diretta finirà e ci vedremo poi alle 23 solo su Instagram. E tra queste 230 persone che mi stanno seguendo, che io vi ringrazio, se non mi seguite ancora su Instagram, seguitemi anche su Instagram, Mario Guida Real. Mi potete seguire in doppia TikTok, Mario Guida 63, mi potete seguire su YouTube, sto per tutte parti. Anche la Miss Over Real. Allora, vediamo un pochettino. Ecco, vedete, ne siete di più su Facebook che su Instagram. Ma noi su Instagram lo facciamo lo stesso. Così facciamo compagnia a tutte le persone. Stiamo facendo la genovese che fa mamma. Perché devi sapere, caro Gianluca, che dopo, quando ho finito sto genovese, i commenti che arrivano sotto non te ne dico. Chi mi dice potevo mettere odd, chi dice potevo mettere che, chi dice potevo mettere che, ed è sempre lui. Io faccio la genovese classica, come faceva a Tiemandì, perché a Tiemandì che ti ho dato star, non esistevo dato star. Quando mai si è messo dato star? Ma sono uscite tutte queste cose sofisticate, addirittura ci fa la genovese rindo bimba. Yeah. Ma come si fa? Fa genovese rindo bimba? Tanti rispetto perché hanno inventato sto bimba.
Ma che lo mangia è bello perché te li ha graziati, li ha tenuti a Nantes, c'è pure la pomarò, li ha mangiati a mano, li ha pigliati a gusto quando cucini. Ma che si fa? Voglio fare un saluto al mio carissimo amico, grande maestro Oreste Fiscale, e un saluto a tutta la sua famiglia che mi seguono. Voi naturalmente ragazzi, sai quando ne state scrivendo, io lo so bene, però non vi posso leggere, perché con la regia io non riesco a leggere. Però vedo che nessuno si sta lamentando, e al limite Gianluca mi dice qualche messaggio, che mi chiedono qualcosa, siamo a 200 commenti. Ah, hai capito un pochettino, ma io lo so. Gianlu, tu devi sapere che noi finiamo alle ore 22 questa diretta, minimo, una diretta che non facciamo minimi 500 commenti. Ormai è diventato proprio d'obbligo questa cosa. Pensa che ho fatto un TikTok prima che ci fa vedere poco come stavo rovinato, sta quasi a 200 commenti che lo TikTok. Ho fatto starnuto, è successo in un macchina. Come sono brutto, ho fatto il TikTok. Madonna mia, qualcuno che mi parla albano. Allora, io sto facendo rosolare ancora la carne, naturalmente, gli appuntamenti ve li ho rinnovati tutti quanti. Ecco qua, girate un'altra volta la carne, vedete? E poi lo so, la miss non esce stasera, non lo so, Ma miss, che è successo, perché non ti esce, mettiti qua, che crea non calma, vedi. ha detto Vincenzo, chiamalo io. Ah, sì, siamo qua, siamo là, quante parti stiamo? Tiki tacata. No, perché mi dicono che siamo anche sul real time al Non castello esce delle la diretta, cerimonie, ma amico. siamo a troppe parti, meglio che siamo qua che ci vedono in diretta. Allora, adesso io ne approfitto per dire pure, vi raccomando, lunedì è vero che hanno detto che si può uscire, ma voi stanno facendo un ubriacamento. A durlamite se può dire, da fidanzata può dire, da convivenda da decidere, da moglie da un sapa, cioè stanno facendo un casino. Oramai, fate uscire a chi vuole uscire, se sono persone intelligenti, e capiscono che devono mantenere le distanze, devono mettere una cosa buona l'hanno fatta, la mascherina obbligatoria per tutti qua. E questa è una cosa buona che hanno fatto. Almeno partiamo con il piede giusto. Molli che c'è? Molli che c'è? Non mi resta la scelta. Allora, conviene che controllo è venuto, aspettate. E che vuoi aprire? Ma infatti, fatto tu sto cucinando io. No, perché tu vieni, visto poi sei coperto, vuoi mettere o cucciare legna così? No. Allora ragazzi, adesso che siamo quasi pronti, più o meno, no, che si fa? Siamo quasi pronti, adesso io faccio una cosa. Adesso è il momento che dobbiamo mettere le carote, io ho fatto due carote, poi ho preso il sedano, ho tagliato bello piccirillo piccirillo, poi abbiamo una bella frangata il basilico e questo l'ho messo tutto insieme alla carne. Quando lo facciamo? Appena ritorniamo subito dalla pubblicità. Dura 10 secondi. Quella di Gianluca Lotta, che lo dovete seguire anche su Instagram, fotografo. Quando ritorneranno le vostre feste, un grande fotografo, una persona seria e un professionista. E poi Baby Boss. Se avete bambini da 0 ai 16 anni, potete andare da Baby Boss, corso Secondigliano 284. Andiamo in pubblicità, rientriamo, è il momento di mettere un misto fritto con brice dolce. Vai Gianluca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con soli 1000 euro, fotolibro digitale a scelta, videofilm della tua festa, tre poster 50x70 e ancora tutte le tue foto racchiuse in una USB dal packaging personalizzato. Tra prezzo o qualità, non devi più scegliere, se scegli anche tu, Gianluca Lotta. Siamo rientrati, ecco eccoci qua. Dopo la diretta siamo pronti. Allora, siamo all'incirca ai 20 minuti, ci siamo. Adesso è il momento che dovete prendere tutto il misto che abbiamo preparato. Eccolo qua, quello delle carote, il sedano, il basilico, e buttate tutto cosa niente, come sto facendo io. Naturalmente toglietelo da sopra la carne, fatelo scendere proprio nell'olio, perché il tutto deve friggere. Ecco, e rimettiamo. Togliamo questo perché non ci serve più. I pomodori non li mettiamo ancora, perché se mettiamo i pomodori, sapete che il pomodoro esce troppa acqua, quindi poi non mi fa friggere le carote e tutto il resto. Voi la stessa cosa, quando tagliate le carote, quando tagliate il sedano, quando lavate il basilico, lo tagliate tanto bello piccirillo, bello in acqua. Poi lo togliete e li mettete in un piatto, tranquillamente. Pure che cola un pochettino d'acqua, non fa niente. Questo sghizzo proprio di acqua, che
che proviene dai pomodori, la carota, la cipolla, è quello che ci aiuta a fare una buona genovese senza naturalmente aggiungere l'acqua. Gianlu, dimmi a quante persone siamo su Facebook, perché io intanto li saluto e li ringrazio, i miei amici, a tutti quanti voi. Allora, detto questo, 240 amici, un saluto a tutti quanti voi, grazie sempre che mi seguite, 240, perché il resto stanno ancora, e 250 commenti, perché il resto stanno ancora mangiando, giustamente, è sabato sera, se mangiano un po' più tardi. Sapete cosa mi sono mangiato io? Già lo abbiamo fatto due panini alla piastra, pellegrini, pomodoro, provo e prosciutto. Abbiamo fatto un pub stasera. Ci siamo mantenuti leggeri, naturalmente senza l'hamburger, perché poi ci abbiamo mangiato carne pure rimane. Poi oggi cosa abbiamo? Ah, oggi... La Simmental. Lei la Simmental, immagino mangiate mezzo croquet e mezza banana. E che ci siamo mangiati. Quindi, avete visto, noi non è che mangiamo tanto. Cuciniamo tanto, ma mangiamo poco, vero miss? Sì, sì. Allora, eccolo qua, vedete? Signori miei, e com'è bella, ragazzi. E come è la genovese, è caldo. Però una cosa della genovese, mamma mia, che sto chiangendo che la gemonna dice poi a stamma di lacrima così. E meno male, io ho preso tutti i recipienti delle cipolle, mamma, guardate qua, tutto il recipiente, e l'ho messo in fondo proprio al mio giardino. E ha detto, come si fa? Se io mettiamo il tuo frigorifero, sai che succede? Se io mettiamo, cantano e ricantano con. Quindi l'ho messo proprio in fondo, tanto per la settimana, un po' a braccio. E sono andato a prenderlo 10 minuti prima di andare in diretta. Allora, questo qua che abbiamo messo all'interno lo facciamo stare all'incirca 10 minuti, e cioè le carote, il sedano e il basilico. 10 minuti perché deve rosolare con la carne. Avete visto che ancora quando ne ho sbucciate di cipolle, 3/4 di cipolle, 750 grammi di cipolle. Con le mani sbucci le cipolle. Allora, avete visto che fino adesso io non ho messo il sale, ok? E non va messo finché non mettiamo prima i pomodori, poi mettiamo le cipolle. Quando si sono un pochettino amalgamate, ammorbidite le cipolle, tanto iniziamo a mettere il sale, ok? Non mi posso toccare, l'ho canto tutto qua, manco lui che è chiuso. Come si fa? Noi ci tocchiamo il viso non so quante volte al giorno. A parte, ragazzi, che io sto rovinato, questa allergia mi rovina, è un macello. Mi stai preparando altri TikTok? Sì, dopo. Ah, dopo devi fare altri. Oggi sei vestito pure per fare TikTok. Quello con lo visto vestito a città rossa e hai detto oggi a fare TikTok. Che la taccia pari in mano. Allora, ma la quarantena ci ha visto. Come la quarantena ci ha fatto. Guardami. Miss, guarda che crema. Miss. Adesso è il momento dei pomodori. Per chi piace rosé, per chi piace bianca, i pomodori non li mettete. Siete favolosi come coppia, buona vita. Ah, guarda che Gianluca ci traduce pure qualche messaggio. Ho un regista proprio, ragazzi. Ma sapete una cosa che mi è stata? Rita Fossa, tu se mi dici nome come li devi dire tutti i 300 una parola. Sapete che ci è stato anche proposto da TV Campane, ma dallo stesso Gianluca, ed addirittura da uno sponsor, che dopo questa quarantena, quando finirà tutto sto macello, e spero il prima possibile, di fare un programma in cucina. Pensate, Raimondo Vianelli e Sandra Montaigne fanno un programma a cucina. Dopo io... Il TikTok che ha fatto oggi, che schiaffetto, Marat. Sì, sì, forse mi ci parliamo un momento per ridere il TikTok. Allora, detto questo, di che vogliamo parlare? Che voglio uscire. Che vuole uscire la miss. Io vi devo dire... Ma no, voglio uscire, voglio andare al lavoro. No, al lavoro non possiamo andare. Voglio andare... Noi al lavoro non possiamo andare perché il nostro lavoro, proprio il nostro, quello di Gianluca, quello degli artisti, quello dei musicisti, quello dei ristoratori, quello dei camerieri, quello dei cuochi. Teatro. Cinema. Madonna, stiamo proprio rovinati. Non se ne parla proprio. Voglio uscire, voglio fare un po' di shopping. Allora, nel frattempo... No, non è da noi spendersi soldi. Sì, fatelo, sarebbe bellissimo il programma. Ci stiamo vedendo, la televisione già ci ha detto di sì. Lo vuole fare una trasmissione con noi, però naturalmente lo dovremmo fare poi in un ristorante,
perché negli studi televisivi non si può cucinare, perché poi negli studi televisivi ci vuole la cappa, ci vuole un macello, tutta attrezzature, cose, i fuochi, la vela, e non si può fare. Però ci stiamo organizzando, è facile che troviamo uno sponsor come ristorante, la regia è Gianluca Lotta, e andiamo lì a fare il programma e poi lo trasmettiamo. Raimondo e Sandra Belli, sarebbe fantastico un programma con voi di cucina. Ti lo chiameremo proprio Raimondo e Sandra Napoletani. E facciamo già lo comuni e facciamo il programma. Voglio mentre parlo con voi soffrendo si sa moscia Raimondo e Sabrina a Pumarola. Raimondo e Sabrina, no, ma voi dovete, io vi devo dire le cretinate che scrivono le persone, 300 commenti, le cretinate che scrivono le persone. Oggi no, mi si è fatto un TikTok, ieri l'hai fatto, quello che dice la quarantena è finita. Ah, 290 amici, buonasera a tutti, saluto amici. Bacio a tutti. No, ma ci può mandare una parola, guarda, non lo stesso. Ogni cavicina, cominciamo. Abbiate i vostri capelli, mi minaccio. Non ti preoccupare. Mette i capelli a chiaretti. La cuffietta non te la... Non ti appiglia che la cuffietta dai. La aspetta a te, ma... la cuffietta. Piglia io, o piumino era la povera, se mettete in capo. Cuore! Una scarpetta, niente, già mi fa scarpetta. E poi a presto, già Luca scarpetta. Aspetta, domani, quando facciamo la seconda ondata alle 14, la mamma fa, voglio, a Genovese con mio bravo, sa da più piezzi di pane, sa da mettere un po' più piezzi di pane, sale e pepe, e te le mangia prima che te mangi a Genovese. O se no, che si fa? Stavo dicendo, a tu vai, mamma, ci scordate, mi ci caccio per te, capo, tutto fatto qua. TikTok. TikTok. Ha fatto il programma di TikTok, la quarantena è finita, fatto che fui e tutte cose. C'è la gente, miss, su TikTok sei stata troppo delicata. Cioè, troppo delicata, ma chi ha scritto tu fatto? Ma che si fa? Dicevo, qualcuno ha detto, vabbè, hai fatto la, il TikTok della quarantena è finita e stai scappando, però non devi mettere la mascherina. Già, ma non capisci che è una pazzica. Ma lo fui, quando lo devi chiusa elettrica. Allora, dicono fatelo alla sorrisa. Ah, da donna Imma, perché no? Come? Sono delle carissime persone, amici miei. Ha già veramente un bolla soltanto. Ok, allora ragazzi, siamo quasi pronti. Ma io faccio fare i grind, però quello che sta succedendo. E che se poi faccio preso la cosa, no? Tenete sempre il coperchio così. Non aggiungete l'acqua. Ma voi ripetete la volta, che molti di voi fate l'errore, prima cosa il bicchiere, boom, 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 bro. I pastini, non ci vuole. Se voi tenete il coperchio così chiuso, la carne si cuoce lo stesso. Un saluto a tutti i 310 amici che sono collegati con me da Facebook e tutti gli amici che mi stanno seguendo da Instagram. Alle ore 23, ragazzi, vi aspetto tutti su Instagram. Voglio fare una diretta anche con i giovani, voglio iniziare. Stasera inizio da Marco Zappulla, il figlio del grande Carmelo Zappulla, che è stato mio ospite la settimana scorsa. Poi dalla settimana prossima ricordatevi che sarà il vostro turno. Ebbene sì, cucineremo insieme. Voi decidete cosa volete cucinare, io farò una scelta di persone che mi hanno contattato, ci metteremo in diretta su Instagram e così faremo più o meno le stesse cose. Oppure io vi guido man mano a quello che state facendo. Aspetta, okay? Io leggo questo messaggio. C'è un messaggio che è arrivato da questa parte. Liana, ciao Liana. Allora, ciao... Dico, ciao, così la diretta non mi piace, meglio senza regia. Per noi senza offese, perché non c'è più contatto diretto con Mario, perché non legge più i messaggi. Ah. No, ma io li leggo lo stesso, perché comunque me li fa vedere Gianluca. Ragazzi, però vi dico una cosa, io posso pure farla senza regia, per l'amor del cielo, però il problema, sapete qual è? Ecco, ecco qua, ma mo è uscito. Ah, adesso vedo pure i messaggi. Ecco, sapete qual è il problema? Che io, automaticamente, ragazzi, se non... faccio la diretta così io non posso andare poi Liana, anche ciao, su Instagram. Liana, aspettate, ciao, però devo abbassare la voce. Ma stai silenzioso, altrimenti abbiamo problemi. Ecco qua, adesso vi vedo. Dobbiamo stare vicini vicini. Ecco qua, vedete? Adesso vi leggo pure. Quanti ne siete? Guardate. Carmela Sisto, Angela Scotte, Claro. Come parlo? Luisa Illo, Giovanna Esposito, Pasqualina Lombardi, ancora Patrizia Caporale, eccola qua, Gino Corleone, Carmela Siesta, aspettate, ma volevo, ho sentito bruciare la Genovese. Adesso ragazzi, siamo pronti, eccoci qua, è il momento delle cipolle. Siamo pronti? Adesso fate così, le cipolle, la fiamma sempre bassa, vi raccomando. A Genovese va fatto con mio Raul, da tenere la pazienza. A Genovese amici, ogni 5 ore si fa. Appena passa il periodo della pandemia, sarà diversa la diretta, giusto? Perché?
che giustamente ci stiamo adattando, perché il mio regista lo sta facendo, ragazzi, ma quando è finita la pandemia è tutta un'altra cosa, abbiamo lo studio, abbiamo tutto. Adesso è il momento delle cipolle. Non togliete l'acqua da dentro, prendetele così come sto facendo io, però naturalmente non mangio la vema perché la giornata che mangio. Mi sono toccato tante volte il viso. Allora, prendete le cipolle come ho fatto io, ecco qua, con le mani, e quello non vi preoccupate che scenda ancora altra acqua. Ecco qua, prendete tutte le cipolle, e meno male che io la faccio all'aperto. Ora qui che sta facendo chiuso di casa, sta per la Genoese, mamma mia, come fate? Però intanto, ecco qua, prendiamo tutte le cipolle, io vi ho detto mezzo chilo di carne, come bella cipolla bianca però. Ecco. Domani non ti baciare. No, no, domani non ti bacio, però se è per questo problema mangiare la cipolla, te basta che stai un chilometro lontano a me, non un metro. Ah, sì, grazie, ci rallegri. Vi voglio bene, grazie anche a te. Mo vi leggo anche da qua, non vi preoccupare che adesso i messaggi li posso leggere. C'ho il telefono qua. Allora, fatto questo, naturalmente l'acqua della cipolla non ci serve più. Girate un pochettino la cipolla perché deve scendere sempre al di sotto della carne. Ecco qua. E lasciate cuocere. Ragazzi, non mettete l'acqua dentro perché adesso dovete sapere che facendo così la cipolla scarica una cosa incredibile. Quindi hai voglia che acqua che si fa. Ma ve la faccio pure vedere, aspettate. Ma non si può stare. Giallo, e che c'è pure? Quando vi dice che c'è pure? Vi faccio vedere, guardate qua, venite con me. Ditemi se si vede. Madre. Ecco qua, vedete? Mi sembra che non c'è l'acqua. Non vi preoccupate, non succede niente, perché voi adesso coprite il tutto. C'è una cipolla fuori, vedi? Ecco qua, coprite il tutto, così, a fuoco lento, non lo muovete più, ok? E mo che sto qui, io faccio cuocere fino a mezzanotte. Allora, se qualcuno si sveglia presto, domani mattina alle 8, allora può mettere a fare la genovese dalle 8, fino a quando poi dobbiamo mangiare alle 3. Perché noi napoletani mangiamo alle 15, o sono zii napoletani. Però, se invece, ciao Mario, ti conosco dai tempi del ristorante del Pino, mamma mia, quanto tempo fa. Invece, se voi la fate già il sabato sera, e io la faccio cuocere 3 ore fino a mezzanotte, a che diciamo, poi ce ne va, ce ne va. Poi domani io accendo il latte pardoro, tanto bella, che l'ho già tutta nuttata, la cipolla, ma sapete che combina? Samalga tanto bello, scarica tutto il sapore. Domani ancora più saporito. Per questo è bello farla metà la sera e metà poi l'indomani. Leggo qualche messaggio, vedi, così vado anche più comodo a leggervi. Maria Mangiapia. Mario, sei molto paziente nel farci capire le cose, ma io le spiego come sono. Figurati, con la massima calma. Anna Ferrazzano, ciao Anna. Letizia Pignalosa, ciao Letizia. Emilia Mancuso, Russo Nicoletta e Michele, un saluto. Concetta Barbara, andiamo avanti. Enza Esposito, Carmela Palumbo, saremo insieme fino alle 22, ok? Poi vi aspetto dopo alle 23. Barbara dice: grazie che ci rallegri sempre e ti vogliamo bene. Carmela Montagna, sì, vorrei vedere fare il babà, Mario. Ma non tu hai un babà? Ma perché mi ha fatto un babà che è un bello per fare un babà? Siamo a 350 amici in diretta. Io vi ringrazio tutti. Se tra questi 350 c'è qualcuno che non ci segue ancora su Instagram, Mario Guida Real, Miss Over Real. E anche TikTok adesso. Siamo pure TikTok. Miss Over. No, ragazzi, dovete sapere una cosa, perché a me mi seguono di più su TikTok e lui è geloso. Avete fatto una tua, ma con TikTok segui di qua se hai... Francesca Coppola, ma... ciao, oggi ti ho salutato anche su Instagram. Ah sì, da Pozzuoli, sì sì, mi sembra però che ti ho risposto, perché io rispondo quasi tutti. Bianca Manto, Mario, sto aspettando la genovese. Vabbè, ma la genovese non è pronta, mo. Che poi domani alle 14 rimettetevi in diretta chi ha venuto in cucina o chi ha ancora da cucina proprio e facciamo la seconda parte della genovese, quando butto la pasta. Perché che faccio io? Domani mattina lo accendo, la genovese è pronta, alle ore 14 metto la pentola, lo faccio vedere quando vottava, e appiccia la missa, rimane la mattina la genovese. Aspetta, ma la missa, giù mangiamo più la genovese, non mi sento. Alle 14 metto la pentola, botta pasta, calo la pasta dentro, e poi faccio vedere quando preparo i piatti,
è come quando mi mangio. Anche perché dovete sapere che molti di loro non lo fanno. Voi domani prendete un pezzo di carne dalla genovese, ok? Lo sfilacciate. Ne presento proprio quando che la si sfilaccia, no? La carne, sfilacciatelo tutto facendo i pezzetti proprio fine, belle secche e lunghe, tutta sfilacciata. Perché quella mossa lì vi servirà quando farete i piatti. Quando fate i piatti, mettete la coppa come se stessimo mettendo un parmigiano. Quindi che fate? Ci mettete prima un cupanello di succo a coppa, tanto bene la genovese. Poi ci mettete questa carne sfilacciata. Poi ci facciamo una bella pranga di parmigiano, così il sapore della carne lo sentite già all'interno. E questo fa noi facciamo i zit lung spazzate. Molli, non puoi venire in braccio a me, vieni qua, c'è la sedia, vieni sulla sedia, vieni qua, sali, vieni, che lo posso fare, no, vieni in braccio, allora andiamo avanti. Giovanna Esposito, Maria Fiscale, un saluto alla famiglia Fiscale, Angela Scottellaro, io la genovese la faccio fuori, a chi lo dice, quando mi mangiassi la genovese? Francesca Gallucci, ci fai vedere un video come si fa il babà? Fallo mio sul babà, aspettate già gira genovese, guardate quanta acqua è uscita, avete visto? Per questo non ci vuole l'acqua, non vi preoccupate. Che man mano che si ammoscine e le cipolle, più si ammoscine le cipolle e più cacciano l'acqua. Maria, prendi uno straccio pulito, questo è il colto. E la carne si cuoce lo stesso. Basta che tenete tutto chiuso così come ho fatto io. Aspettate, la capiamo, lo straccio con mobili Mary Poppins. Come mamma mia. Ecco qua. Buon risposto. Tieni, miss. Allora. Mi sta attrezzando tutto, andiamo avanti. Brava Giuseppe Salvatore, Goffredo un saluto, Luisa Lauretta un saluto, Mefi Esposito, Giovanna Esposito, Patrizia 40, ieri ho fatto il risotto della Miss, era buonissimo. La verità. Ah, ma in settimana la Miss mi farà qualche altra cosa, Miss a me fa la settimana. Ma vediamo, studiamo. Allora, andiamo avanti. Qui Sisano Vincenzo, Gino Corleone, un saluto da San Giovanni a Teruccio, Carmela Amato, puzza la genovese, ma quando si mangia la genovese dobbiamo sopportare la cipolla. Poi, ancora un'altra cosa, quando la genovese è pronta, per chi non piace proprio il gusto della cipolla intera, che a me la mangia a chiappo pure la cipolla, ad esempio, a me la genovese piace anche frullata, perché mi piace più frullata, infatti io la frullo spesso quando me la mangio, perché quando viene frullata, diventando tutta una crema, e voi ci mettete tanto bella coppia di maccheroni e facete i lupiezzi e siete spezzati, che la crema abbia tra si per dire i bucuro, siete spezzati. Gianluca si sta asciuttando solo, sta soffrendo, avete capito com'è? Allora per sembrare induzito abbia tra si un po' di parmigiano, un po' di crema da genovese, voglio è qualche cosa. Ma io ho messo la candeggina perché non si toglie. Okay. Anna Ferrazzano, un saluto. Monica De Palma, un saluto. Russo e Michele Nicoletta. Ciao, un saluto. Tita Bucciano. La Miss se lamenta sempre. Cash work, però prima mangiai es. No, quella la Miss lo fate che non mangio mai. Io pare che mangio solo in casa. Rita Migliore. Io pulisco sempre. Angela Cito, Luigi Terri. Maria Esposito, Mario, io ho casa piccola, quando faccio la genovese con fornellino sotto il camino, la faccio e metterla fuori il balcone. No, fuori la porta. Mamma mia, sai che succede? Marinella e Gennaro, ciao Mario, sei bravissima e grazie. Alfonso e Francesca, buonasera a voi. Francesca Gallucci, va bene, vi sto leggendo quasi tutti, però non riuscirò a leggere tutti i messaggi, che ragazzi, sono 286 persone in questo momento in diretta con me e stiamo non so quanti messaggi, non riesco più a contare, ne siete in troppi. Allora, il quando si mette, Maria Risa Esposito, di che cosa è il quando si mette? Gianlu, mi stai facendo vedere qualcosa? Forse mi stai facendo vedere il numero dei commenti? 493 commenti, come faccio a leggere 493 commenti? Dopo, vi raccomando, alle ore 23, vi farò... Oh, loco vicino, stanno mandando, Che cosa sta facendo? Io la sto facendo la genovese. Stanno chiedendo chi sta facendo la genovese. La sta facendo il domani. Domani si mangia genovese. Ah, già stanno prenotate, domani si mangia genovese.
capito con me? Ma lui fa il guaio, perché molte persone scrivono: voglio venire a casa vicino a te, camma fa una giacca, ma gli danno un palazzo, ma un condominio, un campo buono più. Allora, amici, restate ancora con noi, perché adesso vi dico una bella cosa, subito dopo che Gianluca è pronto, che mi manda giusto questi 10 secondi di pubblicità, non vi muovete, giusto 10 secondi. È pure sfizioso a vederla, perché si può ballare, volete vedere? Guardate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con soli 1000 euro, fotolibro digitale a scelta, videofilm della tua festa, tre poster 50x70 e ancora tutte le tue foto racchiuse in una USB dal packaging personalizzato. Tra prezzo o qualità, non devi più scegliere, se scegli anche tu, Gianluca Allocca. Ecco qua, siamo rientrati in diretta, vedo delle persone che stanno piangendo, che è successo? Miss, un bacione a Lidia, mi stavo perdendo la diretta, dice Fernanda. Ah, e come si fa? Giuseppe ci sta guardando, anche Stefania dentro casa non so può fare. No, a fare Giovese in da casa avete ragione, è un reato però. E quando ce la faceva già Mario? Miss, però guarda, io vado a impazzire a Giovese. Miss, però guarda che sta succedendo in questa parte. Ma già lo so. Già lo so, mi capite che sta succedendo, ma cosa hai fatto sta Giovese? Mamma mia. Adesso ragazzi... Tra non molto, esattamente tra 10 minuti, dopo che abbiamo messo le cipolle, appena passo un bello risotto da pescatore. Giallo, senza offesa, faccio un risotto da pescatore che parla solista. Faccio un spettacolare perché, capito, divido tutto i sughi, tutta la preparazione, il cozzo, il vongolo, le gambe, tutto riesce a preso. Lo faccio spettacolare. Dicevo... Dopo che abbiamo messo le cipolle, quando vedete che le cipolle sono ammucciate, tanto bella, e sta iniziando a farsi la crema, tanto viene il momento del sale. Ok? Mettete il sale. Una volta che avete messo il sale, poi naturalmente voi aggirate, le lasciate ancora cuocere, si chiedono, cucini anche a domicilio. Ah, ma io non vi ho raccontato questa cosa. Io vi ho già raccontato questa cosa, è straordinaria. Dovete sapere, noi abbiamo fatto la settimana scorsa i cornetti e poi li abbiamo fatti anche 15 giorni fa, vabbè. A un certo punto mi trovo, già lo senti sta cosa, mi trovo un messaggio in coppa Instagram, spero che l'amica ci sta seguendo perché lo dico simpaticamente, dice su Instagram, il messaggio già starebbe, e dice, signor Mario, mi dovete scusare, ho anche vergogna di dirvelo, però siccome io ho due figli, io vi dico di dire la verità, prima che finiva il messaggio, credevo che mi stava chiedendo qualcosa in base a quando abbiamo fatto la solidarietà. No, ho anche vergogna di dirvelo, ho due figli e abito a... È lontano. E abito a... Insomma, non mi ricordo il posto. È possibile avere i vostri... No, è possibile mandarmi i vostri cornetti a domicilio? Senti, signor, ma io non è che faccio un pasticcino. Io lo faccio così. No, dice, lo so, io ve lo sto solo chiedendo. Perché la signora forse non aveva tempo per fare questi cornetti, oppure non ci sapeva fare vicino alla cucina, ma in modo come l'aveva scritto. Io sono rimasto bloccato per dire, ma secondo me la signora non mi conosce proprio, a me ne fa pure uno, ma sapeva che faccio un presentatore. Ma signora, mi ha rapigliato un pasticcino, che faccio un servizio online, lo faccio prima in diretta e poi porto pure a casa. Mi paga bene i cornetti. Un messaggio proprio straordinario. Pasqualina Lombardi, ciao Pasqualina. Giovanna Esposito, tu cucini la miss pulisce. Ma che si fa? Però non è sempre così, non vi credete? Perché domani mattina io mi sveglio a miss Roma ancora, casomai. Quindi io finisco di fare. Tu come studi a ste? No, ma tu qua studi. Perché pulisci sempre tu? Che pulisci tu? Madonna. Ma che fai? Che fai i pochi piatti quando è andata a mangiare qualcosa così e poi che fai? Stasera abbiamo mangiato. Hai fatto due, una pentola, una la bistecchiera. Che le agava, se scordi che le cantare. La bistecchiera perché abbiamo fatto i pani, non solo lì, poi mi ha fatto il forno, e lui pulisce il giardino. Ma stamattina che sto facendo? E perché che sto facendo? Che sto facendo? E perché stai fermato? Io voglio uscire perché voglio chiudere la casa, voglio trasi più. E poi esci, ti rimango a casa.
Se si mi sta seguendo qualcuno che non sposa, non mi sposa. Che stai dicendo? No, tu dicendo, se mi sposa la data faggino questo, la data tutto il cose che mi fa. Che si fa? Mamma mia, ragazzi, che bella, bellissima, bellissima. Ricordate che se avete la pazienza, più al fuoco lento la fate e più non aggiungeremo mai l'acqua. Io esattamente che siamo quasi pronti e siamo al termine, io tra 5 minuti aggiungo il sale. Mettete un sale quanto basta naturalmente, perché ricordate che poi lo dovete mettere anche nella pasta. Quindi voi mantenetevi sempre, un sale sempre meglio mangiante di più, perché a mettere si può mettere, a luà non si può luà. Quindi il tocco finale del sale si fa proprio all'ultimo minuto, che sarebbe domani, quando siamo pronti per calare la pasta. Ok? Ma non fare un'altra cosa ancora, perché qualcuno già lo fa, però qualcuno che non ha mai cucinato, ci sono tante persone che dicono che non imparano a fare tante cose. Ad esempio domani calate la pasta. Ok, ci mettete il sale in dall'acqua automaticamente. Quando la pasta è quasi cotta, pigliate giusto il maccarone, mettete a vedere un piatto e mettete un poco poco di zucchero e noi sacco. Provate già voi due, così vi regolate bene se il sale è giusto. I maccaruni ancora sanno fare. Se caso mai il problema che non sale non è ancora pronto, poi ci aggiungete che tu pochi sale, ma la da fare 3-4 minuti prima che siete pronto che da fuoco piatto. Questi sono tutti i trucchi veloci che dovete fare. Allora, eccoci qua. Io sono quasi pronto per il sale. Giallo, tu sei pronto? Domani alle 14 ci rivediamo di nuovo. Facciamo la seconda parte della genovese. Ok, vi ricordo alle ore 23, ragazzi, con me in diretta su Instagram, sarò solo su Instagram, dopo, tra un'ora, un tempo che meraviglia, sistema la poca genovese e poi ci vediamo alle 23 in diretta con il mio Marco Zappulla, il figlio del grande Carmelo Zappulla, un ragazzo che ho visto crescere, che conosco da piccolissimi. Allora, Conni di Tota, Imma Grosso, Antonella Costa, Giovanna Esposito, allora Fela Caprese, hanno fatto molti rami, facciamo a Caprese, mangiamo sempre cioccolato, facciamo a Fani Napoli. Allora, prendiamo il sale, siamo pronti, dobbiamo mettere il sale all'interno, ci siamo quasi. Ma perché, come mai, ma perché? In cantina non ci vengo mai. Ecco qua, bello, naturalmente una volta che avete messo il sale, non va a tirare a provare perché è inutile. La cipolla, voglio dire, ancora cruda, quindi non va nemmeno. Allora, ha già fatto un TikTok con qualcuno mangiato, se lo fa, io so, guardate che va pure via. Prendete il sale, ecco qua, due pizzichi di sale così, come ho fatto io. Vi girate di nuovo la cipolla, perché giustamente mi miscola il sale che non mi sai. Ecco qua. Se qualcuno di voi non l'ha mai fatto e vi può piacere l'idea, provate a fare come ho fatto io. Metteteci domani, pure se fate un solo piatto, provate. La prima volta si può anche provare. Fate la crema di genovese, frullatela e vedete come è saporita. Ma vi faccio vedere l'ultimo momento a che punto siamo. Non ho messo acqua fino adesso. Volete vedere dentro come si sta cuocendo la carne e come c'è naturalmente il brodo? Non è da mettere l'acqua. L'acqua si mette si secca. Io non ho messo acqua fino adesso. Guardate qua. Come la vedi, Gianlu? Avete visto? Senza mettere l'acqua. E così si cuoce la carne. Quindi ragazzi, basta che il coperchio non viene mai scoperchiato. Non mettete il cucchiaio di legno con il coperchio alzato, lì c'è il trucco, perché se lo fate, tanto si secca tutta l'acqua che sta in, e siamo costretti ad aggiungere l'acqua. Invece se lo mettiamo così, non si secca, certo. Però tantomeno non sta venendo nemmeno bollito, perché noi abbiamo prima fatto soffriggere un pochettino la carne, poi abbiamo fatto soffriggere naturalmente le carote, il sedano, il basilico, poi ci abbiamo messo il pomarolo, l'ultimo ci abbiamo messo la cipolla, quando siamo usciti la cipolla ci abbiamo messo il sale. Ecco qua, io me lo faccio cuocere, fino a che sono uscita e stanno a posto. Leggo ancora qualche messaggio, poi ci salutiamo e ci vediamo alle ore 23 un'altra volta. Miriam Caruso, un saluto. Carmen e Antonio Lipardi, io mi scuso se non vi saluto tutti ragazzi, però cioè sono troppi messaggi, 240 persone in diretta e 500 messaggi,
Pure io sto facendo la genovese. Conni, stai seguendo alla lettera tutto quello che ho detto? Brava. Anna, Bruno Esposito, Mario, lo devi fare risotto alla pescatura. Ah, io vi devo dire la verità. Alla messa non è che gli piace tanto. I va gambazzi pure sotto la pescatura. Ma chi l'è spettacolare? A parte che mangiano sempre roba di mare, ma è roba di terra. Ma chi no, l'è ragazzi, spettacolare? Sì, è troppo complicato perché è troppe cose. Ma no. Si manco fai, io faccio conto. Poi chi si scocca troppo passato. No, no, si scocca troppo passato. Che le vuoi dire a me su un ma fa. Pure a genuese, no, ecco. Genuese, sì. Anna Ceraso, mi stavo perdendo la diretta, ok, Amalia, un attimo, le cipolle nell'acqua, il tempo. Allora, se devi fare la genovese, che la devi fare, per esempio, domani, mettili stasera dall'acqua, da un recipiente, lasciala tutta la notte dall'acqua. Domani, prima che sei pronta per fare la genovese, fai un cambio d'acqua e le rimetti sempre nell'acqua, le lasci così. Che poi dall'acqua le devi prendere e le metti man mano qui all'interno della pentola. Invece, siccome io la dovevo fare stasera, stamattina, un primo pomeriggio che mi ha gestito, ho fatto la colazione, ma mi ha messo che in mano non dice voi. Ho tagliato tutte le cipolle, l'ho messa nell'acqua e l'ho lasciata lì tutta la giornata. E ho cambiato l'acqua giusto 5 minuti prima di andare in diretta. Con l'acqua fresca, naturalmente che poi quella di tutta la giornata ha scaricato la cipolla, diventa pure un pochettino giallina e quindi automaticamente va cambiata. Però voi la prendete e quando è il momento di mettere le cipolle nella padella, le prendete e le mettete nella padella. Detto questo, allora... abbiamo finito, Daniele Aricò, Cristina Natale, Giuseppina Longo, Miriam Caruso, Giovanna Castaldo, Massimo Zazzaro, Francesca Gallucci, Daniele Aricò, Giuseppe Sabatino, Stefania Attrice, Rosa Russo, Anna Pomella, Miriam Caruso, Lucia Leo, Marizia Caporale, Assunta Petrone, vi leggo tutti quanti veloci, Antonella Esposito, Monica Della Palma, Rosaria Schiattarella, Stefania Attrice, Pina e Paolo Di Palma, Francesca Gallucci, Mefi Esposito, Luigi Stefania Silvestri, Annalisa Mirto, Stefania Esposito, Anna 600, no ragazzi, mi fermo, cioè Gianluca mi fa di spiegare. Ma come 630 commenti? Chiama con mille che 630 commenti. Ne siete troppo. Accontentatevi che dopo vi metto il mi piace. Perché le dirette sono così. Una volta saluto qualcuno, una volta saluto un altro, però bene o male riesco a salutarvi a tutti quanti. Ok? Io mi preparo per salutarvi. Abbiamo trascorso un'altra oretta insieme. Continuate a fare la genovese finché non andate a letto. Ho cocero pure lui, ora studiate che la di tre avacite rimane. Ma io vi sto dicendo 5 ore giusto perché dobbiamo valutare la cottura della carne. Sapete, pigliare la fucchetta e passare la carne. Se la carne poi è cotta, voglio dire tranquillamente, la potete spegnere anche prima. E poi su come sta facendo? Mo? E poi succede. E poi succede. Se poi succede che... se sta secca troppo bror, allora in quel caso un mezzo bicchiere d'acqua. Però vi ripeto, se mettete il fuoco lento come ho fatto io, difficilmente succede questa cosa. Casa secca l'acqua rinda. Tenete il coperchio così. Io ho messo il sale. Quando iniziate a farsi una bella crema di genovese, iniziate a provare il sale. Poi pure se non venite ancora al momento giusto, non muovete. Che poi il resto lo facciamo domani quando mettiamo la pasta. E confrontiamo il sale a destra e a sinistra come stanno i cose. Molle ma sta acerenne, non potete immaginare, buon in braccio. Vatti a sedere un pochettino, mi saluta prima, saluta. Un bacio a tutti, ci vediamo domani. Ok, ciao miss. Ciao. Arrivederci. Ciao, ciao, ciao. Non devi piangere. No, no, ciao, questo che è una stamattina, metterci pure. Vedrai che io ritornerò. Oh, che gli vuoi? Ma uno ritorna ciao, sempre. Ciao, bacio a tutti. Benissimo. Allora ragazzi, un bacio a tutti. Ma vado a mangiare che là dopo mi tirami su perché andiamo lì prima di stasera. Ringrazio la mia regia di Gianluca Lotta, come sempre. Seguitelo su Instagram e su Facebook, Gianluca Lotta Fotografo. E poi il mio sponsor Baby Boss, corso Secondigliano 284. Da 0 ai 16 anni potete ordinare anche online, che da lunedì non c'è più il caso perché potete andare direttamente lì al negozio a vedere tante belle cose. Ok? Io vi saluto, ci vediamo subito dopo e poi vi do il resto degli appuntamenti. Grazie Gianluca, grazie a tutti quanti voi che mi avete seguito e ai 200 amici che sono ancora lì in diretta con me. Un bacio a tutti, mi guardo i vostri messaggi e vi metto il mi piace. Quindi sappiate che vi leggo tutti. E come dico sempre io, chissà se pure stasera c'è stato un strunzeturn che ha scritto qualche cretinata. Non lo so.
Lo scoprirò subito dopo. Un bacio a tutti. A dopo. Con soli 1000 euro, fotolibro digitale a scelta, videofilm della tua festa, tre poster 50x70 e ancora tutte le tue foto racchiuse in una USB dal packaging personalizzato. Tra prezzo o qualità, non devi più scegliere. Se scegli anche tu, Gianluca Locca.